Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vi presento una cosa nuova che ho preso, ovvero questa, una tenda della Best Sport, una tenda che spero sia la tenda definitiva che mi porterà nei prossimi viaggi e nei viaggi a venire. Tenda che ho già provato ad aprire, ho già montato una volta e mi ha davvero sorpreso, ma adesso ve la farò vedere. Quindi via col montaggio. Allora, vabbè, ho già aperto. Dentro la confezione si trovano anche paletti e picchetti e dentro troviamo il telo sopra e la nostra camera. Ecco, comunque nella sacca ci sono anche le istruzioni per il montaggio, ma noi ne faremo a meno. Quindi ragazzi, montaggio molto semplice, basta prendere lastine, inserirle negli occhielli. Ovviamente gli occhielli devono essere e poi andiamo a agganciare negli appositi gancetti qua. Ok. Prima stina andata, ovviamente non resta su da sola, però andiamo a prendere poi la seconda stina. Ok, e andiamo a infilarla negli altri due occhielli e voilà, andiamo ad agganciarla nei ganci, anche questa. Molto molto veloce da montare ragazzi. Tac. Poi metteremo il telo superiore. Prezzo, vi ripeto, 60 euro, sotto i 60 euro, guardate la capienza interna adesso, davvero davvero molto grande. Questa, calcolate che comunque è per una persona, è da un posto. Adesso entrerò e vi farò vedere quanto spazio c'è. Davvero molto grande, guardate, io in parte c'ho ancora un bel 30-40 centimetri ancora di spazio, sto comodamente seduto e c'ho ancora spazio sopra, quindi per una persona devo dire che è davvero una tendona davvero grande. Quindi ovviamente questa tenda la trovate anche per 2-3 persone, però sicuramente sarà un po' più grande rispetto a questa, un po' più voluminosa. Questa tenda, adesso mentre monto il telo ve la spiego un attimo, pesa meno di 2 kg, quindi molto leggera e trasportabile e comunque molto veloce da montare. Ok, anche il telo superiore comunque è semplice, anche questo da montare, ci sono, vabbè, i vari lacci, però
una cosa che mi è piaciuta e mi ha colpito particolarmente per una tenda così economica, visto che non mi è mai successo di averlo in altre tende anche più costose, è questo sistema per fissare il telo superiore, che comunque ha anche varie prese d'aria che si possono aprire, guardate qua. Ok, e qua ci sono delle clip, c'è questa clip, se avete visto questa clip che è presente su tutti i quattro lati per fissare appunto il telo superiore. Quindi semplicemente noi andiamo a fissare le quattro clip nei quattro lati della tenda, che è davvero molto semplice, molto veloce. Ovviamente poi la tenda si deve andare a picchettare, però davvero già così rende l'idea. In più guardate ragazzi che qua su tutti e due i lati ci sono queste prese d'aria, che basta che le staccate dal velcro e hanno questo rinforzo qua, diciamo, che le tiene aperte. Questa presa d'aria molto molto carino. Che dire ragazzi, per 60 euro non credo che si possa pretendere di più, anzi è una tenda davvero molto spettacolare, molto carina. Comunque la proverò. Ok, quindi vi spiego il perché sono passato a questa tenda, visto che comunque vi avevo recensito quella della Decathlon, però almeno a me è risultata un po' troppo pesante, un po' troppo voluminosa, quindi volevo un po' minimizzare il bagaglio, non volendo minimizzare troppo, visto che avevo anche la minima SL1 della camp, che era davvero molto molto piccola ed era scomoda per dormirci. Questa invece è molto molto più grande e più comoda comunque per una persona, le trovate anche da 2-3 persone, quindi ci sono varie misure. E comunque devo dire che a mio avviso è molto compatta, pesa meno di 2 kg, quindi è poco meno di 2 kg, quindi rispetto a quella della Decathlon è sotto, pesa meno della metà, perché arriva quasi a 5 kg quella della Decathlon, e poi è molto più compatta e anche più trasportabile, e come spazio diciamo è più piccola, perché comunque è per una persona, però a livello di volumetria e così diciamo che ci siamo quasi. Quella della Decathlon è per 2 persone, questa è per una persona, però ci si sta davvero molto comodi e molto molto ampia, come avete visto prima. E niente ragazzi, se volete vedere come utilizzerò questa tenda, perché la utilizzerò sicuramente in viaggio, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e alla prossima. Ciao ciao.